Care teste fiorite, buongiorno, buon venerdì, bentornati a questa rubrica video che oggi è dedicata ai libri in bianco e nero. Ora, c'è da dire una cosa, quando si pensa ai libri per bambini o in generale alle cose dei bambini, si pensa anche, giustamente, comprensibilmente, a qualcosa di colorato, a qualcosa di vivace. Invece, quando parliamo di libri o di esposizione a qualcosa di visivo per bambini molto piccoli, il bianco e nero sarebbe da prediligere perché la loro, diciamo, visione non è ancora perfettamente completa, soprattutto per i bambini piccolissimi. Il bianco e nero funziona meglio dei libri a colori. Quindi ci sono libri in bianco e nero per bambini molto piccoli, ci sono anche libri in bianco e nero per bambini più grandi e per ragazzi che corrispondono a delle necessità invece stilistiche. Quindi il bianco e nero ha due motivi di essere. Uno è quello, diciamo, dell'attenzione verso le capacità visive dei cuccioli e delle cucciole di esseri umani e dall'altro una scelta stilistica ben precisa da parte dell'autore, dell'illustratore, insomma, della persona che ha valutato l'impostazione iconografica del libro. Facciamo una piccola carrellata di questo tipo di libri, chiudendo con dei libri speciali, cioè quelli che per motivi stilistici sicuramente, ma anche di tipo comunicativo, cioè lì dietro c'è una interpretazione particolare su cui non ci soffermeremo oggi, però c'è, alternano il colore e il bianco e nero. Partiamo subito con i libri per i piccolissimi. Naturalmente non possiamo non partire da Tana Oban, che è il top per i piccolissimi, e naturalmente i suoi primi due sono in bianco e nero. Questo è bianco e nero, proprio edito, si intitola così, edito da Editoriale Scienza ed è un leporello. Di tutti questi libri trovate la recensione su testefiorite.it e poi vi metto naturalmente qui nei commenti tutti i riferimenti. Questo è bianco e nero, edito appunto da, scusate, Editoriale Scienza. L'altro invece in bianco e nero si intitola Che cos'è? E questo è un gioco simile a quello dell'altro libro con questo tipo di illustrazione. Come vedete fa specchio, sono libri che spesso hanno questa caratteristica dovuta al tipo di carta che viene scelta. Stiamo sempre sui piccolissimi, stiamo sempre nel bianco e nero, vi propongo questo, Al buio vedi, della collana 03 Panini, che è una collana a mio modo di vedere molto molto ben fatta. Questo è di Massimo Canuti e Gianluca Belmonte, si illumina, eccolo qua. Se lo vedete al buio, queste parti sono fluorescenti. C'è anche un libro di Hervé Tillet fatto in questo modo qui, che però adesso non ho sotto mano. Andiamo avanti con un libro che è uscito da pochissimo per Orecchio Cervo, che si intitola proprio Bianco e Nero e quindi mi pareva perfetto per questo video. Eccolo qui, il bianco e il nero. Le illustrazioni meravigliose sono di Pia Valentinis, invece il testo è di Deborah Vogridge. Il gioco che fa questo libro è di questo tipo qua, il bianco e il nero che si rincorrono, il nero che cerca il bianco che pian piano prende spazio e poi viceversa, cioè il bianco che lascia man mano lo spazio per il nero. Una volta si nasconde uno, una volta si nasconde l'altro, fino a far emergere o dal nero il bianco attraverso naturalmente forme, racconti che si possono immaginare, animali, o dal bianco il nero. Bellissimo. Andiamo ancora avanti con questo libro che è uscito abbastanza di recente, che io ho trovato meraviglioso, vi inserisco la recensione nei commenti. Questo è Andata e ritorno di Anne Jonas, è un libro che si legge sopra e sotto, è fatto tutto in bianco e nero perché consente un tipo di lettura doppia, l'andata appunto e il ritorno. Eccolo qua, siamo usciti di casa alle prime luci dell'alba e va avanti così, ma quando saremo arrivati in fondo, questa è l'ultima pagina del nostro viaggio, si arriva qui, dopodiché il libro si gira e lo si rilegge al contrario, quindi questa possibilità di usare il bianco e nero viene utilizzata per creare sfondi diversi e quindi narrazioni diverse in un viaggio proprio di andata e ritorno perché il libro lo usate in maniera circolare. Eccolo qua, bellissimo. Andiamo avanti con un libro, anche questo abbastanza, abbastanza recente, mi pare sia uscito l'anno scorso. Siamo per Camelo Zampa, lei è la grandissima Ruth Krauss. Lui, l'illustratore, è Mark Simont. Questo è Il giorno felice, meraviglioso, l'arrivo della primavera.
Questo mi pare di averlo recensito solo per l'innaffiatoio, cioè la newsletter di Teste Fiorite, per cui non ve la lascio nei commenti. Se siete iscritti all'innaffiatoio, andatela a cercare la recensione. È tutto, tutto, tutto fatto in bianco e nero, un libro fatto di suggestione, anche perché la suggestione è che spunta ad un certo punto il primo fiore dopo l'inverno ed è lui l'unica macchia di colore giallo, naturalmente come la copertina, che compare nel libro, quindi una specie di uscita verso la luce e il colore dopo l'inverno. Andiamo avanti, naturalmente sto semplificando perché abbiamo pochi minuti, si potrebbe dire di tutto, ma voglio solo farvi questa carrellata. Andiamo avanti con Piccola Orsa, edito da Orecchio Cerbo di Joe Weaver, poi ne sono usciti altri, Piccola Tigre, Piccola Balena e altri, ma questo è stato il primo, devo dire anche quello che mi è piaciuto di più forse. È tutto costruito sulla mamma orsa e la sua piccola che escono dalla tana e incontrano il mondo ed è tutto assolutamente in bianco e nero. Meraviglioso. La possibilità di esprimere emozioni attraverso il colore con questo tipo di bianco e nero è sorprendente, ecco, forse non ce la immagineremmo, ma è proprio così. Andiamo avanti con l'ultimo completamente in bianco e nero che ho scelto per questa piccolissima carrellata, che è Lupo Nero, questo è edito da Camelo Zampa di Antoine Guillop ed è un libro senza parole, un silent book. La storia di questo bambino è molto grande, non so se riesco a farvelo vedere, che camminando, insomma, comincia a sentire una presenza dietro di lui. Questa presenza è il lupo che man mano avanza. Ci sarà un finale inaspettato che non vi racconto, ma insomma, Lupo Nero non poteva mancare in questa carrellata di libri in bianco e nero. Passiamo per un minuto soltanto ad una piccolissima carrellata di libri che invece alternano il bianco e il nero. Naturalmente sarei voluta partire da Fortunatamente di Rémy Charlip, che io adoro, edito da Orecchio Cerbo, ma non ce l'ho per le mani, quindi ve lo segnalo e basta. Invece andiamo con Five of Us e gli indiani di Norman Mommens, edito da Besamucci, in cui viene riprodotta l'edizione Besamucci riproduce l'originale che alternava il bianco, il nero e il colore. Era una scelta che in quegli anni veniva fatta per motivi economici, il colore costava molto di più, ma devo dire che ha il suo effetto. Oggi non abbiamo più questa motivazione, ma l'effetto è buono e resta. Invece è un effetto stilistico quello voluto da, per esempio, i fantastici libri volanti di Maurice Lesmore, dove tutta la parte della storia, fino a quando Maurice Lesmore non entra nella biblioteca, è in bianco e nero. In realtà questo è un seppia, insomma, non è proprio nero nero, bianco bianco, ma è un seppia e cru. E poi, quando arriva, diciamo, entra il mondo dei libri, arriva anche il colore. L'altro libro su cui assolutamente non si può passare oltre è Nel Bosco di Anthony Brown, perfetto sempre, comunque, a prescindere, edito da Calandraca. Anche qui abbiamo un'alternanza di colore e bianco e nero quando entriamo nel bosco. Tutti gli elementi del bosco e delle favole, i personaggi che il personaggio, scusate il gioco di parole, i personaggi che il bambino protagonista incontra sono in bianco e nero, lui invece mantiene sempre il colore, anche perché questo poi è un contrasto che permetterà di far risaltare particolarmente l'arrivo di questo rosso da Cappuccetto Rosso. Chiudo davvero con Buonanotte Luna. Eccolo qui, libro che ho recensito da poco, che è stato riedito nella seconda edizione da Nord-Sud. Anche qui abbiamo un'alternanza di tavola colorata e tavola in bianco e nero, che proprio va a un ritmo binario, colore bianco e nero, colore bianco e nero. Ecco, qui mi fermo. Io trovo molto interessante il ragionamento sui colori. Un giorno vorrei dedicare un video sui colori, ma ho voluto partire col bianco e nero, che credo debba essere un po' risollevato, cioè dobbiamo dargli lo spazio e la fiducia che si merita. Voi prestate attenzione alla palette dei colori e al bianco e nero di un libro. Cosa ne pensate dei libri in bianco e nero? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo tutti i giorni su testefiorite.it, su Instagram, Facebook, una volta più o meno a settimana anche su TikTok. Per il resto, naturalmente, se volete approfondire, vi aspetto tra i miei corsi on demand di Teste Fiorite Lab. Ciao, alla settimana prossima!